Amici di Officina del Pilota, oggi, come direbbe il mio amico, nonché collega a quattro ruote Matteo, mi sudano le mani, ma che dico le mani, mi suda tutto! Amici ed amiche di Officina del Pilota, è il vostro Antonio Gargiulo, detto Hangar per gli amici del canale che vi parla, ed oggi vi porto a bordo con me di una RGVR 250R Gamma. Che bomba! Colori totalmente anni 80-90, assolutamente fighissima. Presa d'aria Naka, a bassa resistenza aerodinamica come andava assolutamente di moda appunto in quegli anni lì. Pensate all'F40, alla Countach per esempio, no? Vi ricorda qualcosa? Suzuki era la super avanguardia all'epoca. Le vere motora corsa stradali erano tutte Suzuki. Veniva da anni d'oro, Kevin Schwantz, i mondiali di Lucchinelli e Uncini all'inizio degli anni 80. Non riesco a parlare dall'emozione e da quanto ci si debba concentrare. Il suono è da brividi, sentitelo. Mamma mia, quando entra in coppia, freno motore zero. Che emozione, ragazzi, è la prima volta nella mia vita che guido una 2,5, due tempi stradale, e lo faccio su strada. Ascoltiamola e facciamoci due curve. kg, diciamo poco sopra i 140, dai, 62 cavalli, motore bicilindrico, due tempi, oddio, raccoglie tutto insieme e poi sputa tutto fuori insieme, ecco spiegati i due tempi, un primo tempo raccoglie, secondo tempo sputa fuori tutto, acqua, benzina, olio, tutto. Me l'avevano detto che l'RGV 250R, detta anche Gamma, avesse un'erogazione tutta e subito a punta, è così morta in basso, facile, in un certo senso, poi all'improvviso supera gli 8-9 mila, lei impazzisce tutto insieme, guardate! Meteo buono, asfalto un po' disastrato ma bello rugoso, gomme Pirelli Diavolo Supercorsa di qualche anno fa in mescola, forse qualche turno anche in pista, dice il proprietario di non averle stressate troppo, di sicuro bisogna starci un po' attenti, quando entrano in temperatura ancora tengono, però meglio tenere un occhio di riguardo. Mi sento subito Kevin Schwantz, la vorrei Pepsi, è normale, mi sento da farla in monoruota come a Macau, oppure di tirare una staccata alla morte su Wayne Rainey ad Hockenheim, col posteriore che si scompone, gli occhi che strabuzzano fuori dalle orbite. Che spettacolo questa moto, non si può non sognare quando sei a bordo di una moto del genere.
mamma mia che bello! Ora capisco chi dice devi pelare un po' la frizione per tenerla su di giri. Fosse facile! Mi rendo conto che dovrei conoscere la strada a memoria per guidare forte con una moto così. Freno motore poco, meno male che i freni davanti in realtà, insistendo sulla leva, ti rallentano. Mamma mia, quando lo spalanchi il gas, che roba è! È una moto da uomini! Il comando del gas è molto duro, meno male perché sennò si lancerebbe subito. Molto duro, sotto sentite come è morta. Questa è una 92 Forcellone a banana, non l'ultimo aggiornamento del 93, ma è bellissima esteticamente, forse la più iconica, tolte le repliche ovviamente, tolta la Pepsi, e poi successivamente quando arrivò la SP dopo il 93, ma principalmente solo per il mercato interno giapponese, ci fu la Lucky Strike bianca e rossa, grazie ai sogni di Kevin Schwantz, grazie a quelle imprese e gesta eroiche. C'è un punto in cui l'erogazione arriva a un punto morto, scoppietta, tentenna, fa avanti e indietro in un certo senso. Se hai il coraggio di girare un altro po', sogni. E viene anche su, vuole venire anche su. E altro che spigolare, lasciare andare i freni e fare le curve a cannone, ci vuole coraggio. La devo rispettare, rispetto e ringrazio Andrea, il proprietario di questa moto, quasi unico proprietario, nel senso che la cercava da anni, o meglio, la cercava da mesi, perché voleva questa moto, l'ha acquistata nel 92, come secondo proprietario. Per primo l'ha acquistato un amico, che poi non ci andava, non c'era andato molto d'accordo, e gliel'ha venduta dopo pochi mesi, quindi si potrebbe dire che sono quasi 30 anni che dorme nello stesso garage. Quando entra così in coppia, quando scali e arriva la botta dei contagiri, il motore che sale subito su di giri, bellissima moto che mi sta facendo emozionare da morire. La due ruote più bella dopo la Desmo, con tutto il rispetto per le altre, un'emozione unica, i brividi e timore reverenziale, sudorazione cosmica. Che spettacolo! Compratela! Stanno salendo i prezzi e continueranno a salire, secondo me! Perché? Perché moto così non le fanno più! Questa qualità non c'è più! Questo suono non c'è più! Mia che goduria quando la lasci in coppia nella scalata e riapri il gas. Oh mio Dio che bello! Vuoi vederne altre così? E allora iscriviti al canale, soprattutto sfondaci la colonnina dei commenti e dici cosa ne pensi. E attiva la campanellina perché il prossimo video sarà sempre su una due tempi, non te lo vorrai mica perdere.